il sindaco di Reggio Calabria, il brace, diciamo, del sindaco, me le guardo bene, ci mancherebbe, però sono andate così le cose, tant'è che abbiamo chiesto a Chedi poi di sentirsi con Salvatore, si sono sentiti la stessa sera, dire fate presente questo fatto perché è stata inviata una copia sbagliata, una bozza sbagliata rispetto a quella che abbiamo noi. Infatti forse sarebbe stato meglio rinviare questo tipo di assemblea, sebbene comunque la struttura è sempre quella. Ora, il punto è questo, lo ha detto adesso, mi ha preceduto di nuovo Salvatore Fuda, cioè noi non possiamo stravolgere, lo sa benissimo l'avvocato De Leo, tutti gli altri avvocati lo sanno, lo sapete anche voi, noi non possiamo stravolgere quello che è l'indirizzo, perché se tu vai a leggere, se noi andiamo a leggere, e io devo dire la verità, li ho letti tutti quanti gli statuti, mi sono messo un giorno, ho fatto solo questo, e ho visto che praticamente gli statuti di tutte le città metropolitane sono standard, cambiano soltanto magari un articolo o un comma è previsto in un dato articolo rispetto ad un altro, ma grosso modo sono praticamente uguali, proprio standard. E l'imposizione, diciamo l'impostazione, è quella perché è la legge che prevede questo tipo di impostazione. La cosa giusta che bisogna fare è, purtroppo è molto città centrica. L'unica cosa per cui noi, perché noi chiaramente siamo l'Ocride, quindi l'interesse nostro è mirare ovviamente a dare più parola e forza a questa zona, è cercare di rafforzare la conferenza metropolitana. Infatti io ho fatto una serie di appunti che poi farò, manderò, diciamo, se mi danno, se poi mi girerete il file, quello era in PDF, in formato Word, io ve lo rimando perché così vi do, spero, diciamo, di essere utile e darvi una mano, inserendo tutte quelle proposte, quelle cose che molte sono, tra l'altro, sindaco di Locri, calabrese, molte sono anche, diciamo, le avevo già sottolineate e scritte pure io, quindi le manderò in giallo.